Per Paolo Pasolini Tutto è Santo è un grande progetto condiviso con altre due sedi museali, Palazzo Barberini e il Palazzo delle Esposizioni, dove ognuna delle sedi ha deciso di affrontare un aspetto diverso della grande produzione di Pasolini. Qui al Maxxi abbiamo deciso di focalizzarci sull'aspetto politico, infatti il sottotitolo della nostra mostra è proprio Il corpo politico. In mostra gli artisti contemporanei dialogano con il poeta attraverso una serie di immagini e opere che evocano sia per questioni estetiche che liriche che per messaggio e contenuto del proprio lavoro una poetica affina. Questo ci ha permesso di focalizzarci su tutta una serie di produzioni, sia cinematografiche come Salò, letterarie come Petrolio, ma molte altre su cui Pasolini stava rilavorando in quel periodo, per metterle in relazione con una serie di artisti contemporanei che in qualche modo fanno riferimento diretto alla sua poetica o ne sono in qualche modo collegati. Abbiamo scelto e selezionato 19 artisti internazionali che riattivano il magnete di Pasolini. Quindi è un Pasolini che noi ricordiamo e che ricostruiamo attraverso la visione, l'immagine, le intuizioni di artisti contemporanei, ma capiamo che è un Pasolini che vive ancora insieme e con noi. È una mostra con Pasolini, non su Pasolini. Nella mostra oggi abbiamo incluso un gruppo di artisti che vengono di Afghanistan, di India, della Cina, anche del Congo, dell'Africa. Queste sono una parte del mondo che si interessa molto Pasolini all'epoca. C'è il discorso critica sul colonialismo, sul impatto occidentale su queste zone del mondo. Oggi questo tema continua a essere centrale, essenziale per la riflessione e immaginazione degli artisti, perché questa mostra è una dimostrazione di questa continuazione di lotta attraverso la creatività contemporanea.